Ragazzi, stiamo per imbarcarci in aereo. Comportatevi bene, ok? Mamma, che cos'è quel tubo laggiù? Stanno facendo rifornimento. Ehi, è proibito fumare qui. Ah, mi scusi. Che sia infiammabile. Proviamo. Papo, mi presti il tuo accendino? Tieni pure, ma poi ridammelo. Dove sono i bimbi? Saranno andati a far saltare per aria l'aereo. Signori e signore, siamo pronti al decollo! Sei pazza! Non devi dire signori e signore! Non è abbastanza inclusivo! Allacciatevi le cinture! Merde! Mamma, l'aereo sta per decollare! Che bello! È emozionante! Io gioco a Pokémon Go! E se va un piccione nell'elica? E se cade l'aereo? Ma questi bambini portano sfiga! Mamma, mi scappa la cacca! Esiste un water qui? Tesori, adesso non si può! Non appena saremo in quota, vi porterò in bagno! Mamma, mamma, me la faccio addosso! Ti prego! Davvero! Che puzza vergognosa! Non si lamenti lei! Se la sente, significa che non ha il Covid! Calci al signore davanti! Non abbassare di scatto il sedile! Ma voi ce l'avete con me? Non aprire l'aria condizionata! Scusi signora, dov'è suo figlio? È qui di fianco a me e l'altro? Gigi! Perché diavolo hai aperto il portellone dell'aereo? Ho visto un Pokémon sulle ali dell'aereo, volevo catturarlo. Quando atterriamo te li faccio vedere io i Pokémon! Razza di bambini infausti e irrispettosi! Con tutta quest'aria mi verrà come minimo la periartrite! Immensamente doverla riprendere, ma sono costretta a chiederle di tenere i suoi bimbi sotto controllo, altrimenti dovremo cambiare il piano di volo, raggiungere il più vicino aeroporto e chiamare le forze dell'ordine. Aiuto! Capitano, cosa ci fa qua? Due bambini indemoniati hanno preso il controllo della cabina di pilotaggio. Mamma, abbiamo dirottato l'aereo. E perché mai? Perché c'è un Pokémon rarissimo in Giappone. Temo che ci sia un'unica soluzione, credo anch'io. È stato un viaggio veramente tranquillo. Davvero, ho dormito per tutto il tempo. Non ricordo un viaggio così rilassante. Sì, è vero, che viaggio sereno e pacifico. Ecco le valigie. Aspetta, non ci stiamo dimenticando un bagaglio? Ah, è vero. Mi scappa tanta cacca.